Ciao a tutti, benvenuti nel backstage della nostra diretta Facebook, in attesa che tutto sia pronto e possa iniziare lo show vero e proprio. I concorrenti si stanno preparando, stanno lisciando le pagine, lucidando le copertine, ovviamente sono in trepidante attesa, sono i libri del 2020. Stasera infatti 10 di loro verranno eletti libri dell'anno nelle categorie narrativa, saggistica, fumetti, albi illustrati e ragazzi. Due sono le cinquine vincitrici, una di queste cinquine è stata scelta dagli utenti che hanno votato il nostro sondaggio online e in biblioteca, mentre l'altra è stata selezionata da una giuria di grandi lettori che hanno votato solo libri pubblicati nel 2020. Ma più tardi vedremo le specifiche di ogni votazione. Dalla regia mi fanno segno che si può cominciare e allora sigla! Buonasera a tutti e a tutte, vi diamo il benvenuto a questo galà di premiazione dei libri dell'anno 2020 e iniziamo subito con il saluto dell'amministrazione comunale. Ecco a voi l'assessore Bettina Piccioli. Buonasera a tutti, benvenuti a questo galà. Funziona? Scusate, problema tecnico. Cosa stavo dicendo? Buonasera a tutti, benvenuto a questo nostro galà. Lo sapete bene, la nostra è una biblioteca fatta di persone, vissuta, vivace. Quest'anno abbiamo deciso di festeggiare insieme ai nostri utenti la fine dell'anno. Ovviamente non abbiamo potuto organizzarlo in presenza, lo facciamo così. Il 2020 è stato per noi un anno molto importante perché abbiamo ottenuto la qualifica di città che legge. È un traguardo che testimonia l'impegno quotidiano nella promozione alla lettura. Anche il nostro nuovo Bibliolab è stato selezionato dal Fab Learn Italy, un festival organizzato da Indire, l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, insieme all'Università Politecnica delle Marche, con Berto, un robot in via di sperimentazione che incontrerete in biblioteca. Di questo tranquilli che più avanti se ne parlerà. I nostri operatori hanno davvero tante idee su come migliorare questo servizio. Beh, non solo gli operatori, anche l'amministrazione comunale ovviamente. Torneranno ad animare la biblioteca come in passato. Nel frattempo cercano di proporvi iniziative, eventi, gruppi a distanza come quelli che sono appena partiti di conversazione in inglese e quello che partirà a gennaio di francese. Sapete, la biblioteca è aperta con tutti i suoi servizi, ovviamente su prenotazione
e con tutte le misure di prevenzione anti-Covid. Ringrazio Nicola Panteghini che ci regalerà la sua musica, sarà accompagnato dal nostro Alessandro. La nostra Valentina vi intratterrà. Non posso però prima di salutarvi non ringraziare Marco Andesi, Valentina Berardi, Alessandro Todeschini, Laura Metelli, gli operatori del servizio civile e tutti i volontari che quotidianamente lavorano con questa biblioteca. Senza di loro la biblioteca di Concesio non sarebbe ciò che è. Auguro a tutti un felice 2021 con la speranza di rivedervi tanti, tutti qui in biblioteca Concesio. Buona serata. Ed eccoci quindi nel vivo di questa serata che vuole premiare libri e lettori in questo strano anno ormai giunto al suo ultimo giorno. E quale posto migliore se non la nostra amata biblioteca, anche oggi aperta, per soddisfare tutte le esigenze di studio, lettura e informazione in tutta sicurezza. Ringrazio anche io i nostri splendidi musicisti Alessandro Todeschini e Nicola Panteghini che ci accompagneranno in questa diretta. Questa prima parte vede protagonisti i libri e leggeremo infatti i 10 migliori libri dell'anno nelle varie categorie e sveleremo il libro più richiesto della rete bibliotecaria bresciana e cremonese e il libro più prestato a Concesio. Potrete ritrovare tutti i titoli vincitori sul nostro sito www.biblioteca.concesio.bs.it dove rimarranno come consigli per le vostre future letture. Ma direi che possiamo procedere subito con i 5 migliori libri letti nel 2020, non necessariamente pubblicati nel 2020, che sono stati votati dai lettori della rete bibliotecaria. Passiamo quindi alle premiazioni. Partiamo con la categoria ragazzi. Il libro più votato della categoria ragazzi del 2020 è... L'Icabod di Joanne Rowling, edito dalla Salani. È un libro che la Rowling, autrice di Harry Potter, aveva scritto tanto tempo fa e che ha rispolverato per aiutare i bambini che erano sicuramente tristi e in difficoltà durante il lockdown. È ovviamente un fantasy, non ve lo perdete. Procediamo adesso con la categoria albi illustrati. Il libro più votato della categoria albi illustrati del 2020 è... Tempesta di Guo Jing, edito da Terra di Mezzo. È un albo senza parole, con illustrazioni mozzafiato, che celebra il legame tra l'uomo e il cane e la capacità di ispirare fiducia e fidarsi a propria volta. E ora una magnifica categoria, quella dei fumetti o graphic novel. Il fumetto più votato del 2020 dagli utenti della rete è... Scheletri di Zero Calcare, edito da Bao Publishing. Troviamo un giovane Zero Calcare, appena diciottenne, che fa amicizia con un ragazzo più giovane di lui, Harlock, e si troverà a confrontarsi con la realtà dello spaccio di droga della periferia romana. E adesso passiamo alla saggistica adulti.
il libro più votato della categoria saggistica adulti è... Spillover, l'evoluzione delle pandemie, di David Common, edito da Adelphi. Un libro scritto in 6 anni in cui l'autore ha seguito i cacciatori di virus, cioè degli scienziati che stanno studiando i meccanismi delle malattie. E arriviamo a uno dei momenti più attesi, e cioè il libro più votato della sezione narrativa. Il libro più votato dagli utenti nella sezione narrativa per questo 2020 è... Cambiare l'acqua ai fiori, di Valérie Perron. L'autrice e sceneggiatrice, nonché compagna del regista Claude Lelouch, ci racconta una storia veramente poetica e delicata in cui la protagonista è una guardiana di cimitero che farà un incontro speciale con un poliziotto la cui madre a un punto di morte ha chiesto di essere sepolta nella tomba di uno sconosciuto, e qui un sacco di misteri verranno a galla. Ve lo lascio scoprire. Benissimo, adesso vedremo la selezione di 5 libri scelti da alcuni nostri utenti grandi lettori che hanno selezionato per le precedenti 5 categorie dei libri appunto pubblicati nel 2020, quindi delle novità fondamentalmente. C'è stata una sprabattaglia perché c'erano dei titoli veramente meritevoli, e infatti vi presenteremo fra le tante proposte i 5 libri finalisti per ogni categoria, oltre ovviamente a indicarvi il vincitore. Anche questi libri rientreranno nell'articolo che troverete sul sito. Quindi partiamo adesso con la sezione ragazzi, votata dai grandi lettori. La cinquina dei finalisti comprendeva La luce degli abissi, L'intruso, Tornando a casa, Mira sa tutto e Tu non mi conosci ma. E il vincitore di questa sezione è... La luce degli abissi di Francis Herdinger della Mondadori. Un fantasy con un universo molto ben congegnato, che vi lascio scoprire perché è veramente una trama molto accattivante ed avventurosa. Passiamo adesso invece alla sezione albi illustrati. Nella cinquina finalista si sono combattuti Tempesta, Mio amore, Ciri e Ciriri nel bosco delle delizie, La tribù che puzza e La buca. Ma solo uno di questi libri l'ha scampata, lo vediamo adesso dalla busta. Il libro vincitore è... La buca di Emma Abogo, edito da Camilo Zampa. Una storia meravigliosa in cui una buca è il campo preferito di giochi di alcuni bambini, ma gli adulti non sono tanto contenti. Scoprirete il potere della fantasia proprio in questo meraviglioso albo. Passiamo quindi alla categoria fumetti, di cui non ho la cinquina, non so per quale ragione. La vedete comunque in sovraimpressione. Aldo Brando di Gipi, grazie regia. La terra, il cielo e i corvi di Turconi e Radice. Laura Dean continua a lasciarmi di Mariko Tamaki e Rosemary Valero Connell.
Lettere a me stessa. C'era... E scheletri di Zero Calcare. E il vincitore è... Laura Dean continua a lasciarmi, di Marika Tamaki e Rosemary Valero O'Connell, edito da Bao, dalla penna di Mariko Tamaki e dai pennelli della talentuosissima Rosemary Valero O'Connell, una storia di riti di passaggio, identità di genere, illusioni effimere, speranze disilluse, un libro magistrale in bianco, nero e rosa. Entriamo nel vivo adesso con la saggistica adulti. Nella finalissima c'erano 5 libri ed erano Questa strana e incontenibile stagione, Questa è l'America, La valle oscura, La matematica e politica e A proposito di niente. E il libro vincitore è... Questa è l'America di Francesco Costa, edito da Mondadori. In un anno così cruciale per la politica statunitense, Costa riflette sulle trasformazioni e i problemi dell'America, quella vera, raccontandoci il doloroso ma inesorabile smarrimento di un paese speciale che diventa ogni giorno più normale. E infine... il libro selezionato da questa giuria di grandi lettori della sezione narrativa, che ha visto combattere sempre 5 libri, che sono Tutto chiede salvezza, Il giardiniere, Ragazza, donna, altro, Ohio e Cambiare l'acqua ai fiori. La giuria dei grandi lettori ha decretato vincitore Donna, altro di Bernardin Evaristo, edito dalla Sur. Un romanzo corale con 12 protagoniste. Cucite come un arazzo, le loro vite formano un romanzo anticonvenzionale e appassionante che rilegge un secolo di storia inglese da una prospettiva inedita e necessaria. Allora, abbiamo finito con le premiazioni, ma adesso vorremmo comunicarvi i due libri, il libro più prestato e il libro più richiesto. Il libro più prestato della Biblioteca di Concesio e il libro più richiesto invece nella rete bibliotecaria bresciana e cremonese. Il libro più prestato a Concesio, con ben 40 prestiti, è... I leoni di Sicilia di Stefania Alci. Mentre il libro più richiesto dalla rete bibliotecaria bresciana, con 1452 prenotazioni, è ancora una volta Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. E adesso, ragazzi e ragazze, godiamoci un po' di musica con Alessandro Todeschini e Nicola Panteghini. A seguire annunceremo i nomi degli utenti della biblioteca che hanno letto più libri durante quest'anno e procederemo con l'estrazione dei 3 premi in palio fra tutti i frequentatori della Biblioteca di Concesio che hanno votato per il nostro concorso. Vai con la musica!
Rieccoci pronti per il momento dedicato ai nostri utenti, le persone che rendono viva la biblioteca e senza la quale tutto questo non esisterebbe. È il momento di nominare i lettori più forti del 2020, ovvero quelli che hanno fatto più prestiti. Abbiamo scelto un adulto e un bambino, o meglio, un'adulta e una bambina, perché questa premiazione è veramente tutta al femminile. La più forte lettrice del 2020 della Biblioteca di Concesio, con 189 libri presi in prestito quest'anno, è... Maria Teresa Pontara. Un applauso, lo faccio io, a questa nostra carissima utente. E ora la più forte lettrice del 2020 tra i piccoli lettori, con ben 90 libri presi in prestito, è... Olivia Abigail Adessa. Complimenti alla piccola Olivia e anche a sua mamma. Ma ora eccoci giunti al momento più atteso, l'estrazione a sorte dei 3 premi in palio con il nostro concorso. Abbiamo messo a disposizione come terzo premio un abbonamento di 10 ore per l'utilizzo della nostra stampante 3D, presente qua in biblioteca. Come secondo premio un buon acquisto libri da 25 euro e come primo premio un buon acquisto libri da 50 euro. Procediamo quindi con l'estrazione. Chiamiamo la nostra volontaria di servizio civile Rachele Cavagna, che estrarrà i 3 premi in questo ordine, cioè estrarrà il primo bigliettino, non lo leggeremo, questo è il primo premio. Estrarrà poi il secondo bigliettino, è il secondo premio, e poi invece partiremo dal terzo a scoprirli. Quindi, grazie Rachele, puoi intervenire. Ricordati di non leggerli subito, ok? Estraiamo il primo nome, lo mettiamo davanti alla pigna, sarà il primo, il vincitore del primo premio. Davanti alla pallina metteremo il secondo estratto, vincitore del buono da 25 euro per l'acquisto di libri. E adesso Rachele, puoi... Ah no, il microfono, vai. Si sente? Il vincitore del terzo premio è... Guardala, guardala, guardala. Katia Ricci. Complimenti. Complimenti a Katia Ricci, che vincerà l'abbonamento da 10 ore per l'utilizzo della nostra stampante 3D. Andiamo con la rivelazione del secondo premio. E il vincitore del secondo premio è... Pietro Mainardi, complimenti. Un applauso a Pietro, un applauso a Pietro, bravissimo. Vince un buon acquisto da 25 euro. E adesso il vincitore del primo premio. E infine, ad aggiudicarsi il primo premio è... Gwendalina Gallini, complimenti! Evviva, vincitrice del primo premio! Bravissima, fortunatissima! Benissimo, siamo giunti alla conclusione di questa diretta. Se volete godervi ancora un po' di musica, i nostri musicisti adesso ci allieteranno ancora per un po'. Noi ovviamente vi ringraziamo per averci seguito, vi salutiamo e vi auguriamo un 2021 pieno di letture. Ciao a tutti!